Una volta un guappo puntò una pistola in faccia a un giovane ragazzo. Gliela puntò solo per spaventarlo. Quel giorno quel guappo stava commettendo il più grande errore della sua vita. Quel ragazzo si chiamava Antonio Bardellino e sarà il futuro capo del clan dei Casalesi. E quel guappo che osò puntargli la pistola in faccia sarà la sua prima vittima. Antonio Bardellino è nato a San Cipriano d'Aversa il 4 maggio del 1945. Ha bruciato la sua adolescenza sui marciapiedi. I suoi idoli erano i vecchi padrini della provincia. Eppure, prima di prendere la strada del mondo del crimine, ha provato a lavorare onestamente. Faceva il carrozziere, ma lavorare onestamente non era per un tipo come lui. Verso la metà degli anni 70 formò una banda criminale. Questa banda era composta da molti giovani disperati che, come lui, volevano emergere nel mondo del crimine. Furti e rapine furono i primi reati che iniziarono a commettere. In particolare la banda si specializzò nei furti dei tir. Come vi ho detto, il primo uomo che uccise era un guapo di nome Dante Pagano. Lo uccise perché osò minacciarlo con una pistola. A uno come Antonio Bardellino, se gli puntavi una pistola in faccia, era meglio che gli sparavi, perché dopo non avrebbe avuto nessuna pietà. Antonio Bardellino era un uomo che parlava poco, ma si sapeva far capire molto bene. Divenne grande amico di Umberto Amaturo, che era uno dei più feroci boss della camorra. Secondo gli inquirenti, Umberto Amaturo era uno dei più importanti trafficanti di droga d'Europa. Verso la metà degli anni 70, Antonio Bardellino venne notato dalla potente famiglia dei Nuvoletta di Marano. I Nuvoletta di Marano non erano un clan della camorra, ma una vera e propria famiglia mafiosa che operava in Campania. I capi erano i fratelli Lorenzo, Angelo e Ciro Nuvoletta. I fratelli Nuvoletta videro le potenzialità di Antonio Bardellino e lo fecero diventare il braccio armato della famiglia. Grazie ai fratelli Nuvoletta, Antonio Bardellino venne combinato anche in Cosa Nostra. Sembra che a combinare Antonio Bardellino in Cosa Nostra fu il boss Rosario Riccobono, che era il capo della famiglia mafiosa di Partano Mondello. Inoltre conobbe anche Tommaso Buscetta, che era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Porta Nuova. Si legò anche con Stefano Bondate, che era il capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Stefano Bondate era uno dei capi mafia più importanti dell'epoca. La famiglia Nuvoletta diede libertà di movimento ad Antonio Bardellino nel territorio della provincia di Caserta. In breve tempo prese il volo. Aveva la vista attenta come quella di un falco e un gran fiuto per gli affari. Divenne un grande trafficante di droga. In particolare i suoi interessi si concentrarono sulla cocaina, perché intuì che a lungo termine avrebbe prodotto più introiti dell'eroina. Controllava il racket nella zona versana giulianese. Aprì molti locali notturni. In breve tempo era diventato un uomo di dispetto che amava vestirsi elegante e faceva affari solo di un certo livello. Ma Antonio Bardellino teneva di più all'amicizia che agli affari. Non c'è persona che possa dire che il capo di Casalesi non abbia mantenuto fede a un patto o a una parola data. Era rispettoso verso tutti, ma finiva male per chi provava a sbarrargli il passo. È il caso di Giuseppe Rispoli, che era un malvivente di Villaricca che cercò di creare un'organizzazione propria senza il permesso di Don Antonio. Giuseppe Rispoli scomparve nel nulla nel 1977. Il 23 novembre del 1978 Antonio Bardellino venne arrestato proprio perché era indagato per l'omicidio di Giuseppe Rispoli. Quando venne arrestato si complimentò con i carabinieri e gli disse: «Oggi avete fatto veramente un grande colpo». Di fatto non restò molto in carcere. Uscì pochi mesi dopo. Il tribunale di Napoli gli concesse la libertà provvisoria per dei problemi di salute. Appena uscì dal carcere fece perdere di nuovo le sue tracce. Verso la fine degli anni 70, in Campania, avviene una vera e propria rivoluzione nel mondo del crimine organizzato. L'artefice di questa rivoluzione è Raffaele Cutolo, il professore. Il professore fonda la NCO, che è stata l'organizzazione criminale più potente esistita in Campania. Il pensiero di Raffaele Cutolo era: o con me o contro di me. Da questo momento in poi, nessuno in Campania può fare affari senza il permesso del professore. Tutti quei clan che non aderiscono alla NCO devono pagare una tassa su ogni attività illegale che compiono a Raffaele Cutolo. In particolare il professore ce l'ha con la mafia siciliana, perché vuole dettare legge a Napoli.
I siciliani obbligano i clan della Camorra a comprare le sigarette da loro. Per questo motivo Raffaele Cutolo chiede una tangente a tutti quei clan che si occupano del contrabbando di sigarette. Il professore vuole 10.000 lire per ogni cassa di sigarette che sbarca a Napoli. I clan storici della città di Napoli non accettarono. E per fermare l'ascesa criminale del professore, Luigi Giuliano, il re di Forcella e altri boss della Camorra fondarono la Fratellanza Napoletana, che era un'alleanza nata con un unico scopo, quello di fermare il professore. Io ero un contrabbandiere e andavo anche a rubare. Facevo tutte e due le cose, nei cavù, diciamo così, in tutta Italia. Mi sono trovato coinvolto in una guerra che era lungi da me, dall'oggi a domani. Mi sono trovato coinvolto e con me i miei fratelli e tante altre famiglie contro Raffaele Cutolo, che predominava con il suo sistema criminale la nuova Camorra organizzata. E quindi per il fatto che la mia vita è in pericolo, anche senza avergli fatto niente, e non soltanto la mia, ci organizziamo per rispondere alla guerra di Raffaele Cutolo. E con la famiglia Giuliano si allearono tante altre famiglie. Ricciardi, Mallardo, Giovanni Paesano, Antonio Giaccio di Tesciolò, Di Vollaro, Di Lauro, Ronzo Bocchè, Giacomo Cavalcanti, Antonio Burro. Questo è per quanto riguarda la Fratellanza Napoletana. Poi, chiaramente, si irradia in quello che è connesso la nuova famiglia con Fabocino, Affiro, Calasso, Nuvoletta, i Casalesi e così via. Scoppiò la più sanguinosa guerra di Camorra che ha insanguinato le strade della Campania. Un giorno un giornalista trovò un bigliettino. Su questo biglietto c'erano iniziali FN, Fratellanza Napoletana. Il giornalista ebbe un'idea. Invertì le lettere. FN diventò NF. È così che la Fratellanza Napoletana cambiò nome e diventò Nuova Famiglia. Oltre a Luigi Giuliano e i clan storici della città di Napoli come i Vollaro, entrarono a far parte della Nuova Famiglia anche Carmine Alfieri, che era il potente boss di Piazzola di Nola, Pasquale Galasso, che era il boss di Poggio Marino, Angelo Moccia, che era il boss di Afragola, Mario Fabrucino, che era il rivale del professore nella zona di Ottaviano, Michele D'Alessandro, che controllava il territorio di Castellammare di Stabia, Valentino Gionda, che invece era il signore di Torre Annunziata, e Antonio Bardellino, che non sopportava l'arroganza di Raffaele Cutolo. I Nuvoletta di Marano, in un primo momento in quel conflitto, non ci entrarono, si dichiararono neutrali. Il loro scopo era quello di diventare più ricchi e potenti proprio grazie alla guerra. Infatti, erano loro che decidevano l'andamento della battaglia in corso. Ogni volta che una delle due fazioni stava per prevalere sull'altra, i Nuvoletta di Marano proponevano continue tregue, in modo che la fazione più debole si rinforzasse. In questo modo il conflitto durava più a lungo. Oltre ad avere idee diverse su come affrontare il problema della NCO di Raffaele Cutolo, la strada di Antonio Bardellino e quella della famiglia Nuvoletta era divisa anche a riguardo delle alleanze da tenere con la mafia siciliana. Antonio Bardellino era alleato con Stefano Buntate, Gaetano Badalamenti e Tommaso Buscetta, che era considerata la mafia perdente, mentre la famiglia Nuvoletta di Marano era alleata con Luciano Riggio, Salvatore Riina e Michele Greco, che era considerata la mafia vincente che stava dettando legge in Sicilia. Molto probabilmente erano proprio i corleonesi a suggerire alla famiglia Nuvoletta di Marano la strategia da adottare durante la guerra tra la NCO e la Nuova Famiglia. Lei ricorda cosa era finalizzata la presenza di Bagarella e di Totò Riina in quel periodo lì dai Nuvoletta? Ma le dico, dottore, in queste varie riunioni Lorenzo Nuvoletta chiedeva di assentarsi. A volte si succedevano degli screzzi tra i vari gruppi, Lorenzo Nuvoletta si assentava. E poi dopo sapevamo per bocca sua o indirettamente da altri elementi di Nuvoletta che era andato da Totò Riina, dai mafiosi, erano appoggiati nella loro tenuta. E lei sa se la presenza di Riina e di Bagarella fosse finalizzata a sollecitare un compromesso nel conflitto tra
nuova camorra organizzata e nuova famiglia. Sì, sì. Antonio Bardellino intuì il comportamento della famiglia Nuvoletta di Marano e per questo motivo decise di uscirne, di non farne più parte. E decise di fondare un clan che fosse del tutto indipendente dalla potente famiglia di Marano. Un clan che avrebbe operato soprattutto nella provincia di Caserta. Agli inizi degli anni 80, Don Antonio è il boss più in vista, rispettato e carismatico della provincia di Caserta. Tutti i clan che operano in quel territorio decidono di confederarsi e scelgono Antonio Bardellino come il loro leader. È così che nasce uno dei più potenti clan della Camorra, il clan dei Casalesi. Il braccio destro di Antonio Bardellino sarà Mario Iovine. Inoltre Don Antonio può contare sull'appoggio di uomini fidati come Francesco Schiavone, Sandokan, il potente boss di Casale di Principe. Antonio Bardellino instaura alleanze con altri clan della Camorra. In particolare si lega molto con Carmine Alfieri, il potente boss di Piazzola di Nola. I due si sono conosciuti quando Antonio Bardellino militava ancora nella famiglia Nuvoletta di Marano. In quel periodo Carmine Alfieri viveva sotto la protezione della famiglia Nuvoletta, perché Raffaele Cutolo voleva la sua testa. Antonio Bardellino e Carmine Alfieri saranno i due boss che maggiormente si impegneranno nella guerra contro il professore. Nel 1980 ci fu una nuova tregua tra le due fazioni in lotta, tregua che venne decisa ancora una volta nella masseria dei Nuvoletta, tregua che non piaceva ad Antonio Bardellino, Carmine Alfieri e Umberto Amaturo. Per questo motivo Umberto Amaturo decise di agire in segreto e mise una bomba ad Ottaviano fuori alla casa del professore. Raffaele Cutolo inviò un messaggio alla famiglia Nuvoletta e gli disse: o mi date la testa dei responsabili o la guerra riprende. I Nuvoletta chiesero ad Antonio Bardellino di eliminare Umberto Amaturo, ma Antonio Bardellino si schierò dalla parte del suo amico, si schierò dalla parte di Umberto Amaturo. Cioè io ricordo pure quando all'abitazione di Cutolo gli fu messa una bomba per opere di Amaturo. E con l'appoggio dei Bardellini, là ci fu una riunione che quale il Nuvoletto, unitamente a Angela e a Ciro, altri fratelli, dice: ma che avete fatto? Chiedevano, c'era una cosa che non si doveva fare, chiedevano la testa di Amaturo a Bardellini, perché in quell'epoca Umberto Amaturo era amico di Bardellini, e quali i Nuvoletti insistevano soprattutto Lorenzo e Angelo di far consegnare a Maduro da Bardellino ai Cutoliani, a che ricordo che Bardellino si innervosì, dice: ma questi sì, Cutoliani sono dei mascalzoni, hanno fatto tante cose sbagliate, dice: ma noi che aspettiamo che non li ammazziamo, dice: voi addirittura volete la testa di questa persona che non ce la voglio dare. La guerra riprese più violenta e feroce di prima. Da quel momento in poi non ci sarebbe stata più nessuna tregua. Nel 1982 Raffaele Cutolo era in difficoltà. Le forze dell'ordine, per indebolire la NCO, trasferiscono il professore nel supercarcere dell'Asinara e lo mettono in stato di isolamento. Anzi, per essere sicuri che Raffaele Cutolo non comunichi con nessuno, per un periodo di tempo sarà l'unico detenuto presente nel carcere dell'Asinara. In queste condizioni Raffaele Cutolo non può comunicare e dare ordini ai suoi affiliati e quindi il comando passa al suo braccio destro, Vincenzo Casillo, Oniru. Vincenzo Casillo cerca di riorganizzare le file del clan. È l'unico che può farlo. Il 29 gennaio del 1983 una forte esplosione fece tremare i palazzi al centro di Roma. Un'autobomba fece esplodere un'auto. A bordo di quell'auto c'erano Vincenzo Casillo, il braccio destro di Raffaele Cutolo, e Mario Cuomo. Vincenzo Casillo morì sul colpo, Mario Cuomo perse entrambe le gambe, ma sopravvisse all'attentato. Con la morte di Vincenzo Casillo e l'isolamento di Raffaele Cutolo, c'è la morte della NCO. A organizzare l'attentato è stato Carmine Alfieri con il suo gruppo. Nel 1983 a dare il colpo di grazia ai cutoliani è una massiccia operazione delle forze dell'ordine. Quell'anno vennero arrestati oltre 850 cutoliani. La nuova famiglia ebbe vita facile su quello che restava della NCO. Antonio Bardellino e Carmine Alfieri risultarono essere i veri vincitori di quella sanguinosa guerra ed ereditarono l'enorme potere lasciato da Raffaele Cutolo. Antonio Bardellino divenne il padrone della provincia di Caserta, di Benevento, e si impossessò di gran parte del Basso Lazio. Carmine Alfieri e la sua organizzazione controllavano gran parte della provincia di Napoli, Avellino e Salerno.
Antonio Bardellino e Carmine Alfieri insieme formavano un'alleanza letale. Agli inizi degli anni 80, mentre in Campania si combatteva la guerra tra la NCO e la Nuova Famiglia, in Sicilia ci fu la mattanza di Palermo. I corleonesi, guidati da Salvatore Riina, fecero un vero e proprio golpe in Cosa Nostra e per questo motivo volevano la testa di tutti i loro nemici. In cima alla lista dei loro obiettivi c'era anche Tommaso Buscetta, ma non potevano colpirlo direttamente perché il boss dei due mondi si nascondeva in Brasile. Tommaso Buscetta si nascondeva in Brasile nello stesso palazzo dove viveva Antonio Bardellino. Allora i corleonesi, tramite i loro alleati della famiglia Nuvoletta, chiesero ad Antonio Bardellino di uccidere Tommaso Buscetta. Ma come vi ho detto, per Antonio Bardellino l'amicizia è sacra e lui e Tommaso Buscetta erano molto legati. Per questo motivo Don Antonio dice di no alla richiesta dei corleonesi. Forse Antonio Bardellino è stato l'unico boss a dire di no a una richiesta di Salvatore Riina. Allora io so che i Nuvoletta erano legati ai corleonesi, cioè con Riina e cioè con Ligia. Io a volte, diciamo così, ne ho mantenuto qualche discorso che abbiamo fatto per dire, diciamo, perché poi nel frattempo giù in Sicilia incominciò questa guerra tra di loro, no? Allora io domandavo, ma come è possibile tra persone di un certo senso? Allora lui dice compà, quelli sono fedenti. E lui parlava bene di un certo Badolamente. Dice, quello è un bravo uomo, c'è stato sconfitto, non ha voluto andare, cosa e via di sé. Questi erano i discorsi che noi facevamo. Però io capivo che Bardellino era a conoscenza, diciamo sì, no, dei fatti palermitani, diciamo sì, degli andazzi e delle cose. Nel 1983 Antonio Bardellino si nascondeva in Brasile e la polizia brasiliana riuscì a individuare l'appartamento dove si nascondeva e per poco non riusciva a catturarlo. Antonio Bardellino scappò poco prima dell'arrivo della polizia. Nel fallito blitz le forze dell'ordine brasiliane riconobbero Tommaso Buscetta, che come vi ho detto viveva nell'appartamento sotto a quello di Antonio Bardellino, e dopo alcune settimane di pedinamento lo arrestarono in un altro appartamento che era situato a San Paolo. Finita la guerra di Camorra contro Raffaele Cutrò, Antonio Bardellino e Carmine Alfieri vogliono chiudere i conti con la famiglia Nuvoletta di Marano. Vogliono fargli pagare il doppio gioco che hanno fatto durante la guerra con la NCO. Capiamo che Nuvoletta è un traditore. I Nuvoletta sono traditori e si stanno in certo qual modo, ci hanno traditi a noi principalmente, a Bardellino. Per cui questo ci portò a diffidare di Nuvoletta, tanto è vero che Bardellino in quelle riunioni di pacificazione, lui, nonostante che era il braccio armato di Nuvoletta, figlioccio di Lorenzo Nuvoletta, affiliato alla mafia, che poi Bardellino è stato un amico nostro, un amico mio, per cui ci ha raccontato un po' tutti i metodi mafiosi e tutto dall'80 in poi, dall'81 in poi, per cui questo fatto c'erano stati già, come dicevo prima, altri fatti ci avevano portato di dare di Nuvoletta. Questo fatto ci fa giurare che qualora, e personalmente a me Enzo Moccia, qualora avessimo vinto su Raffaele Cutolo, ai Nuvoletta in certo qual modo li facciamo responsabili delle morte dei nostri cari, di mio figlio, di mio fratello e fratello di Raffaele, per cui giurammo anche vendetta contro i Nuvoletta. Nel senso, questa è la cosa che Raffaele si può ricordare, Enzo Moccia, io dissi, se riesco ad ammazzare Raffaele Cutolo e Casillo me ne vado a Parigi, Londra, in America, però qualora tu Antonio Bardellino decidessi di ammazzare Nuvoletta, anche se io sto a 10.000 km, mandimi a chiamare che io vengo su dai Nuvoletta con te. Questo fatto poi succederà. Il 3 novembre del 1983 Antonio Bardellino si trovava a Barcellona. Quel giorno, insieme al suo amico, andò a bere qualcosa in un bar. Ordinò un cognac, ma non fece nemmeno in tempo a berlo, che venne circondato e arrestato dalla polizia spagnola in collaborazione con quella italiana. Antonio Bardellino sospettava che a tradirlo fossero stati i Nuvoletta di Marano. Antonio Bardellino era un boss potente anche in Spagna e incredibilmente venne scarcerato prima che i giudici concedevano l'estradizione.
appena uscì dal carcere, fece perdere le sue tracce. Bardellino nell'83 è stato arrestato a Barcellona, se ricordo bene, in Spagna, Madrid, Barcellona, a Barcellona. Bardellino, tramite sua amicizia, non so, aveva avuto un'amicizia, conosceva, tramite sua amicizia giudiziaria in Spagna, riesce a uscire. Manda un messaggio dal carcere, ha bisogno di una protezione. Io all'epoca mi feci il promotore di andarlo a prendere e di proteggerlo in Francia. Bardellino, quando esce, ci dice: è arrivato il momento, sta arrivando il momento di aggredire Nuvoletta, anche se noi sapevamo che ci andavamo a mettere contro. Principalmente Bardellino rischiava di mettersi contro tutti gli elementi mafiosi che facevano capo a Nuvoletta. Questo fatto, siamo fine 83, inizio gennaio, Bardellino riesce a uscire dal carcere. Ritornato in Italia, Antonio Bardellino si incontrò con Carmine Alfieri per decidere cosa fare con la famiglia di Nuvoletta di Marano. Come vi ho detto, Antonio Bardellino sospettava che a tradirlo e quindi a farlo arrestare in Spagna erano stati proprio i Nuvoletta. Antonio Bardellino e Carmine Alfieri decisero di chiudere definitivamente i conti con la famiglia mafiosa dei Nuvoletta e decisero di farlo in un modo veramente eclatante. I due decisero di assaltare la masseria di Poggio Valdesana, che era il quartier generale della famiglia Nuvoletta. Quella masseria era il cuore del loro potere. Antonio Bardellino e Carmine Alfieri formarono un gruppo in cui inserirono i loro migliori killer. Il loro obiettivo era quello di irrompere nella masseria di Poggio Valdesana e uccidere tutti i membri della famiglia Nuvoletta. Antonio Bardellino, da vero leader, si mise al comando del gruppo. L'assalto alla masseria di Nuvoletta avvenne il 10 giugno del 1984. Quel giorno nella masseria c'era pace e tranquillità. Nessuno immaginava quello che sarebbe successo. I killer portarono con loro ogni sorta di arma. Avevano mitra, fucili e pistole. Erano muniti di giubbotti antiproiettili e indossavano parrucche, barbe e baffi finti. Il comando entrò nel fortino dei Nuvoletta e iniziò a sparare all'impazzata. Venne colpito solo Ciro Nuvoletta, che era il più feroce e spietato dei fratelli. Invece Angelo e Lorenzo riuscirono a scappare. Durante la fuga, lo scontro a fuoco tra le opposte fazioni proseguì e da una delle auto del comando dei killer partì un proiettile vagante che colpì alla testa Salvatore Squillaci, un imbianchino di 28 anni che quel giorno si trovava fuori a un bar con gli amici a fare colazione. Salvatore Squillaci non c'entrava niente con la camorra. Si trovò solo a posto sbagliato nel momento sbagliato. Ora vi farò ascoltare la descrizione della strage fatta dai collaboratori di giustizia, Domenico Cuomo, che era un ex membro della nuova famiglia, e soprattutto Pasquale Galasso, che era uno dei capi della nuova famiglia. Siamo arrivati a questa Poggio Valdesana. Dovevano sparare Tonino Bardellino, Cesarano Ferdinando e Di Matteo Antonio, che conoscevano bene la Ciro Nuvoletta. Noi siamo rimasti io, lui, Pasquale Galasso, Lailo Costantino, vicino ai cancelli per guardare che c'erano. Appena che entrava dai Nuvoletta c'era una palazzina, se qualcuno sparava, non so, dalla finestra, da qualche posto. Noi guardavamo, avevamo tutto sotto controllo. No? Al ritorno, se ti ricordo, da Geppino Torino, ha morto un'altra persona, che Giuseppe Rucca, ha sparato un proiettile di calibro 9 e ha ucciso quella persona davanti al bar. Se non ricordo bene, si chiamava Squillante Salvatore. E poi, una volta rientrato in Italia, il giugno 84, matura questo fatto e con a capo Bardellino e altri 10-12 elementi, tra i quali io, abbiamo fatto istruzione nel bunker di Nuvoletta. Lorenzo Nuvoletta si è salvato e rimase ucciso il più feroce di Nuvoletta, killer, che era Ciro Nuvoletta. L'assalto alla masseria indebolì la famiglia Nuvoletta, ma non la mise in ginocchio. Mesi dopo ci fu la reazione della potente famiglia di Marano. Vennero uccise oltre 5 persone che appartenevano all'alleanza Bardellino-Alfieri. Per mettere una volta per tutte fuori gioco la potente famiglia di Marano, Antonio Bardellino e Carmine Alfieri dovettero ricorrere a una vera e propria strage, la strage di Santo Alessandro.
Come obiettivo, Antonio Bardellino e Carmine Alfieri decisero di colpire il clan Gionda di Torre Annunziata, che era il principale alleato dei Nuvoletta. Il capo del clan era Valentino Gionda, che era un boss temuto e rispettato non solo a Torre Annunziata. Dopo l'assalto alla masseria dei Nuvoletta, Valentino Gionda si nascondeva per evitare di cadere in qualche agguato. Allora il duo Bardellino Alfieri decisero di colpire il circolo dei pescatori, che era il luogo dove si ritrovavano abitualmente gli uomini del clan. L'obiettivo era quello di uccidere quanti più affiliati possibili. Venne ideato un piano abbastanza semplice. Un comando formato da 14 killer, armati fino ai denti e che indossavano giubbotti antiproiettili, si nascosero in un autobus che era stato rubato a Scalera qualche giorno prima della strage. I killer entrarono in azione il 26 agosto del 1984, il giorno di Sant'Alessandro. L'autobus arrivò fuori al circolo dei pescatori verso mezzogiorno. I killer scesero dall'autobus suddivisi in due gruppi, che indirizzarono una fitta pioggia di proiettili contro le persone che sostavano all'interno e all'esterno del locale. Furono attimi di terrore. I colpi schizzavano da tutte le parti. I killer sparavano a tutto quello che si muoveva. Fu un massacro. A terra caddero 8 uomini, mentre 7 furono i feriti. Ci furono anche delle vittime innocenti, tra cui una bambina di 8 anni che venne ferita alla schiena. Fu un duro colpo non solo per il clan Gionda di Torre Annunziata, ma anche per la famiglia Nuvoletta di Marano. Dopo la strage di Torre Annunziata, la famiglia Nuvoletta alzò bandiera bianca e si arrese. L'8 giugno del 1985 venne arrestato a Marano, in una tenuta di Nuvoletta, il boss Valentino Gionda. Il giornalista Giancarlo Striani scrisse un articolo sul Mattino in cui affermò che l'arresto del boss di Torre Annunziata era stato il prezzo pagato dalla famiglia Nuvoletta ai Bardellino Alfieri per firmare la pace. Per questo articolo Giancarlo Siani venne ucciso il 23 settembre del 1985. Dopo la vittoria contro la famiglia Nuvoletta di Marano, Antonio Bardellino non aveva più rivali. Estese il suo dominio in tutta la provincia di Caserta e aveva una forte influenza su tutto il resto del territorio campano. Antonio Bardellino è da considerarsi come il vero erede di Raffaele Cutolo. Antonio Bardellino aveva gli ideali dei vecchi capi mafia, ma le idee imprenditoriali della nuova generazione. I suoi ex affiliati e anche i suoi nemici, che nel frattempo sono passati dalla parte della giustizia, hanno detto di lui che, in fondo, Don Antonio era una persona che manteneva sempre la parola data e ha sempre rispettato i patti. Antonio Bardellino concentrò i suoi interessi soprattutto nella droga. Mise in piedi un grosso traffico di stupefacenti tra l'Italia e il Sud America. Nella seconda metà degli anni 80, Antonio Bardellino viaggiava molto e quindi molto spesso era lontano dalla sua Caserta, era lontano dal suo territorio. Una lontananza che gli è costata cara. All'interno della sua organizzazione, i suoi affiliati prendevano sempre più potere. In particolare, il suo braccio destro, Mario Iovine, e Francesco Schiavone, Sandokan. Loro volevano contare di più all'interno del clan. Verso la fine degli anni 80, Antonio Bardellino rientrò in fretta in Italia, dopo essere sfuggito a un arresto a Santo Domingo. Credeva che a tradirlo fosse stato Domenico Iovine, il fratello di Mario, il suo braccio destro. Per questo motivo lo fece eliminare. Nella sua breve permanenza in Italia ci furono 7-8 morti ammazzati nella provincia di Caserta. Alcuni giorni prima di questi morti ammazzati, Antonio Bardellino mise in guardia il suo vecchio amico e alleato Carmine Alfieri. Gli disse di non preoccuparsi se sentiva qualche rumore provenire dal suo territorio. Dopo, Antonio Bardellino rientrò in Brasile e chiese a Mario Iovine di seguirlo. Molto probabilmente Don Antonio non si fidava più del suo braccio destro e in quell'incontro forse voleva ucciderlo. Come ho detto, che noi eravamo legati con Bardellino e lui stava, era latitante e diciamo è stato per un periodo a San Domingo. Io ricordo 3 mesi prima che lui fu ammazzato, venne a trovarmi e stette 2 o 3 giorni con me, dormì con me e cose, e quale mi disse, io adesso me ne torno di nuovo a San Domingo, ma fra 4, 5, 6 mesi dice me ne torno qua. E lui dico va bene, anzi di più mi disse che lui doveva fare un po' di pulizia stessa all'interno del suo clan, no? Dice, voi se sentite qualche notizia che ha morto qualcuno, dice non vi preoccupate, perché c'è stessa una cosa interna nostra.
A sua volta Mario Iovine voleva vendicare la morte del fratello Domenico e per questo motivo decise di raggiungere Antonio Bardellino in Brasile. Inoltre Mario Iovine sospettava che Antonio Bardellino voleva ucciderlo e per questo motivo, per non far conoscere i suoi movimenti, anticipò la partenza. Da questo momento in poi non si sa più niente di Antonio Bardellino. La versione più accreditata dice che Mario Iovine lo ha ucciso il 26 maggio del 1988 nella sua villa, fracassandogli la testa con un martello. Dopo avrebbe sepolto il cadavere nella spiaggia che si trova vicino alla casa. Gli inquirenti hanno scavato in quella spiaggia, ma non hanno trovato il corpo. Ora vi farò ascoltare le dichiarazioni che fece Carmine Schiavone a riguardo della morte di Antonio Bardellino. Carmine Schiavone racconta anche quello che avvenne nel territorio di Caserta il giorno della morte di Antonio Bardellino. Un marsigliese, siamo a Basile, la sera prima aspettava, perché sapeva che c'era l'incontro tra Mariovene e Bardellino, aspettava che arrivava la telefonata di Bardellino che diceva che aveva eliminato Mariovene. Invece la telefonata arriva tutto il contrario, che c'era stato un altro complotto tra mio cugino, tra De Falco, d'accordo con Mariovene, di eliminare Bardellino. Infatti Bardellino gli diede l'appuntamento al lunedì, mi sembra, non ricordo comunque il giorno, nel mese di maggio 88. Gli diede l'appuntamento che si vedevano a Rio, mentre Bardellino da Santo Domingo arriva un giorno prima, poiché aveva le copie delle chiavi di una villa che si trovava a Burgnos, insomma sulla zona vicino Rio. Aspettava che arrivasse Mariovene, che capì la trappola, posto di scendere a Rio, che a Rio aveva, diciamo, della gente Antonio Bardellino, scese a San Paolo del Brasile, dove lì faceva il tassista un parente della sua convivente, che poi dove fu ammazzato a Cascais, che viveva con lui, che gestiva Night, aveva Night Club. Si fece accompagnare poi con la macchina. Quando arrivò, che passò fuori alla villa, che quello faceva il tassì, ci stavano anche i tassì, se ne accorse che la villa era abitata e che Bardellino stava già dentro. Allora aspettò che Bardellino se ne uscisse, aveva uno automobile verde là, lui parcheggiata, che avevano i chiavi tutte e due, che se ne uscisse, diciamo, si fece sera, e lui si andò a scavare un fosso, come mi raccontò poi, sul lungo oceano. Si scavò un fosso, poi ritornò indietro, entrò nella casa, questa villa che aveva Burgnos, sperando di trovare una pistola, che aveva un 38 speciale lui là in una scatola di scarpe. Solo che non lo trovò, Bardellino se n'era già appropriato. E si armò, trovò una mazza di ferro, quei martelli grossi, e aspettò dietro alla porta che entrasse Bardellino. E dopo 2-3 ore Bardellino rientrò tranquillo, che l'appuntamento l'aveva il giorno dopo. Lui chiuso tutto a posto, tutto sistemato, quando Bardellino aprì la porta ed entrò, lui gli ha dato 2-3 mazzolate in testa. Ho capito. E l'ha ammazzato. Ho capito. La bolsa in un tappeto, si prese tutti i documenti. No, voglio sapere, quando la notizia arrivò a Casale, che cosa avvenne? Poi telefonò a Casale, dice, potete agire. Carmine Alfieri, il vecchio amico e alleato di Antonio Bardellino, ritiene che Don Antonio è morto. E Bardellino, per quello che è a sua conoscenza, è ancora vivo? No, è morto Bardellino, per me è morto. Quindi è scomparso sostanzialmente? Sì, l'hanno ammazzato stessi i suoi compagni, da quelli che io so. E come lo sa? Ci racconti, questa è una cosa che interessa il tribunale, perché Bardellino è uno dei nostri imputati. Bardellino è stato ammazzato in Brasile e io l'ho saputo in questo modo. Quando ho saputo questa notizia, da me è venuto il fratello di Bardellino, il fratello Salvatore, il quale mi raccontò che alla Casale, Casa Piselle, questo è il paese che si chiamavano, cioè che lo Schiavone, Ciccio Schiavone, detto Santoquano, unitamente a Mariovene, sapevano prelevato dalla loro abitazione un nipote di Bardellino, un certo Paride, si ricorda bene il nome, e di più volevano un altro fratello di Paride, un certo Tonino, detto Capucchione, e con
una scusa, con uno stratagemma, che qua dice ci sono dei nemici in paese, se l'hanno presa. L'hanno presa e questo ragazzo non è tornato più, questo parete che è stato ammazzato. E qua, l'altro fratello che doveva essere preso, questo Tonino, non c'era in casa e praticamente non è tornato più questo ragazzo a casa dei familiari, e certamente i suoi due familiari si sono messi in allarme. E dopo un paio di giorni è venuto il fratello di Bardellino da me dicendomi, dice qua, perché il fratello di Bardellino sapeva che noi eravamo legati, che stimavamo molto Bardellino, e mi racconto tutta questa storia. Il quale dice, hanno ammazzato a mio fratello lì, si hanno preso a mio nipote e non l'hanno fatto più tornare, e di più cercavano quest'altro nipote che per fortuna non si ha trovato, e praticamente e da questo ecco, e abbiamo avuto la certezza che Bardellino è morto, cioè questo è in primo momento. Poi in secondo momento, una volta morto Bardellino, cioè i casalesi, a capo dei casalesi è rimasto questo Ciccio Schiavone, Francesco Schiavone, detto Sandokan, e praticamente loro ci hanno mandato dei messaggi a noi, e dire il quale dice noi abbiamo fatto questo perché no, dice, ci dispiace perché Bardellino era un grande uomo, però dice, noi non abbiamo voluto fare almeno perché questo non faceva cose buone, questo e quell'altro, e qua dice noi possiamo ancora continuare di collaborarci e di farci come stavamo prima con Bardellino. Il mistero più grande che avvolge la morte di Antonio Bardellino è proprio la scomparsa del suo cadavere. Se si trattava di un boss di piccolo calibro oppure di un semplice affiliato, beh, in questo caso è normale fare scomparire il cadavere. Ma poiché si tratta di un boss del calibro di Antonio Bardellino, tutto sembra strano. I grandi boss non vengono uccisi in segreto, vengono eliminati alla luce del sole per far capire al territorio di appartenenza che da adesso in poi c'è un nuovo capo, per far capire ai clan aliati che da adesso in poi c'è un nuovo interlocutore. Quella di Antonio Bardellino è una morte avvolta nel mistero. L'8 maggio del 1989, un Boeing 707 che era diretto a Santo Domingo, che era una delle località che Antonio Bardellino aveva usato per nascondersi, precipitò. Ci furono 144 vittime. Sembra che tra le vittime c'era anche un uomo legato ad Antonio Bardellino, che aveva con sé un passaporto da consegnare al suo capo. Nel 1993, quando durante un processo i giudici chiesero a Tommaso Buscetta cosa sapeva della morte di Antonio Bardellino, Tommaso Buscetta rispose: «E chi ha deciso che Antonio Bardellino è morto?»